Amici di Miliat Boarding, salve a tutti, welcome to our friends around the world. E in questo momento ci troviamo a Londra perché vi vogliamo accompagnare all'interno di una delle esibizioni in cui il pubblico generale normalmente non viene ammesso, ma per quanto riguarda invece gli operatori del settore e gli organi di informazioni, appunto l'ingresso è libero. Si tratta del World Travel Market, una delle più vecchie e probabilmente la più importante fiera del settore del turismo, che si svolge a Londra normalmente appunto nel mese di novembre. Che cosa c'è da dire? C'è da dire che in questi padiglioni siamo nella zona di Docksland, sempre appunto della capitale britannica. In questi giorni passeranno da queste parti 50.000 operatori del settore. Si prevede che verranno conclusi contratti per un valore di 2 miliardi e mezzo di sterline. E l'altra cosa interessante è un po' tutti i trend che animeranno, che caratterizzeranno il mondo del turismo nel prossimo decennio, se non anche qualcosa di più. E come vi avevamo preannunciato, al World Travel Market in pochi metri si passa dal tutto quello che è il mondo extraeuropeo all'Europa, quindi l'Italia, appunto le regioni italiane con la loro specificità, ma anche tanti altri paesi come l'Andalusia, la Francia, la Germania, sono tutti presenti in forze, non solo per mostrare il meglio di quello che possono offrire, sia dal punto di vista gastronomico, sia dal punto di vista del folklore, sia dal punto di vista delle bellezze artistiche e naturali, ma soprattutto per cercare di incanalare il turismo che è, come si diceva, in piena ripresa e soprattutto in piena espansione. Continuiamo questo giro tra i vari stand, appunto come si diceva, qui si parla di oltre 200 paesi rappresentati che fanno di tutto per mettere in mostra il meglio di cosa possono offrire ai turisti. Quindi chiaramente si parla di molti gruppi folcloristici, come appunto quello che stiamo vedendo in questo momento, si parla di gastronomia locale, c'è veramente un po' di tutto, colore, folklore, cibo, insomma una cosa veramente bella da vedere, veramente interessante. Concludiamo la nostra visita a World Travel Market di Londra, arrivederci alla prossima occasione naturalmente.